Ciao a tutti, eccoci qua come sempre per parlare di cinema e fare la recensione di un film che è già da qualche giorno nelle sale italiane, che va messo tra quelli più attesi. Parliamo di Toy Story 4, nuovo capitolo del franchise Disney Pixar, ovviamente animazione, e ne parlo con grande piacere con Pierpaolo Bonelli. Ciao Pierpaolo. Ciao Giulio, quarto capitolo questo, accidenti, sono passati 24 anni dal primo. Esatto, non una poco, generazione eh. In pieno, una generazione. Anche un paio forse. Sì. Passa il tempo, ma possiamo dire che Toy Story rimane sempre un... Adesso è un franchise di assoluto interesse. L'ultimo film era di, se non sbaglio, un bel 5 anni fa. E ritorna, anche se, diciamo la verità, non c'era così tanto bisogno, ma questo quarto capitolo si dimostra decisamente all'altezza, anzi, direi anche che rilancia il concetto di giocattolo nel mondo Pixar. Ma prima di fare la recensione, direi due battute sulla trama. Sì, beh, la storia è semplice e complessa allo stesso tempo, perché ci sono tante dinamiche, nel senso che noi abbiamo il nostro eroe Woody che si sente un po' emarginato nella casa della nuova bambina che ha avuto in eredità tutto il parco giochi di Andy, e la bambina è Bonnie. E, insomma, Woody è un po' emarginato, un po' dimenticato, però lui ha questo spirito, insomma, da caposquadra, insomma, insomma, è molto molto generoso. E così quando Bonnie deve affrontare il primo giorno di asilo, lui si nasconde nello zainetto e sta di fianco a Bonnie per aiutare a superare questa sua prima grande prova e per non lasciarla da sola. Cosa porterà a casa dopo questo? Beh, naturalmente riuscirà ad aiutare Bonnie e soprattutto l'aiuterà a costruire un nuovo giocattolo che si chiama Forky, che è un giocattolo costruito con dei pezzi tirati fuori proprio dal cestino della spazzatura, e che però Bonnie poi elegge a suo giocattolo preferito. E il problema è che questo nuovo giocattolo ha un po' una crisi di identità, cioè lui crede di essere spazzatura e non capisce di essere un giocattolo, e quindi qua c'è già la prima problematica. E poi da qui si innestano altre storie, perché vediamo altre vicende che coinvolgeranno Andy e tutta la banda, Woody e tutta la banda dei vari giocattoli, perché arriveranno per svariati motivi all'interno di un negozio di seconda mano, dove incontreranno dei giocattoli che solo apparentemente possono sembrare cattivi. Ci sarà un ritorno della pastorella, che l'avevamo vista, anche se aveva un ruolo abbastanza così limitato nei film precedenti, la pastorella Bebop, e poi insomma tanti altri personaggi che porteranno a compiere questa nuova avventura e a mettere un'altra mattonella in questa saga lunghissima, come dicevamo, che va avanti da più di 20 anni. Allora, il film è un film che secondo me funziona, direi, bene. Io ho avuto però questa sensazione che l'inizio del film, a parte regalare un paio di scene molto romantiche, e non voglio fare spoiler, secondo me l'inizio del film fa un po' fatica a partire. Ci vuole questo viaggio e questa riscoperta, tra l'altro in una specie di negozio di antiquari, di giochi, per dare forza al film. Hai avuto anche tu questa sensazione, oppure secondo te il film parte bene? No, hai pienamente ragione. Sì, fa un po' fatica ad ingranare. La trama all'inizio è un po' farraginosa e è un po' lunga. Invece poi dall'arrivo appunto nel negozio di antiquariato, di seconda mano, insomma, dove si incontrano questi giocattoli, e c'è una scena che è abbastanza molto citato Shining, con tanto di colonna sonora, e poi abbastanza horror con questi giocattoli che insomma fanno parte dell'immaginario horror, i puppets e anche insomma queste bambole dalla voce un po' inquietante.
Lì prende una strada che è decisamente più divertente, più briosa, ha più ritmo. Il personaggio di Forky fa fatica effettivamente un po' ad imporsi, anche se poi è un personaggio molto tenero, molto insomma, che potrà avere anche esso un futuro all'interno di questa truppa. Sì, assolutamente. Io ci ho visto anche un po' di piccoli brividi nel negozio di antiquari, e secondo me il film nel suo complesso è un buon film, sia per due tematiche: uno, la riflessione del rapporto che c'è tra il giocattolo e il bambino, e l'altra è che è poi il personaggio di Forky, il fatto di accettarsi per come si è, inserirsi in una comunità di giocattoli. Direi che il film è fondamentalmente sono questi due temi, e la Disney Pixar li sa trattare come aveva fatto in passato, rilanciando appunto, come hai detto tu, questo personaggio per il futuro, perché diciamola tutta, questo quarto capitolo serve anche proprio a rilanciare il franchise, andare verso un'altra direzione, tant'è che nel film stesso ci sono moltissimi personaggi nuovi che secondo me potrebbero avere un ruolo in futuro. Tu cosa ne pensi riguardo a queste due tematiche? Sì, poi anche il finale aperto, insomma, è già pronto per una nuova avventura. Devo dire la verità, dei quattro capitoli questo mi è sembrato sicuramente il più debole. Sì, concordo. Però rimane comunque un livello decisamente buono, decisamente alto, perché la struttura dei personaggi è talmente forte che, insomma, se proprio non sei un cane a scrivere la sceneggiatura, cioè qualcosa si tira sempre fuori, e il mondo dei giocattoli poi permette sempre di ritagliare, insomma, nuovi personaggi, dare delle dimensioni differenti, avere delle visioni anche un po' diverse ogni volta, e dare delle sfaccettature differenti. In questo caso, secondo me, c'è molto di questa nuova tendenza Disney a sottolineare la forza delle donne all'interno, perché sono tutti dei personaggi decisamente forti, le donne che appaiono in questo nuovo capitolo. Rispetto agli altri, secondo me si ride un po' meno, anche se ci sono delle scene comiche, e naturalmente aspettate la chiusura dei titoli, perché c'è una scena che secondo me vale il biglietto. E poi sì, soprattutto si piange, non si piange in questo film, mentre negli altri, insomma, la lacrima e l'occhio umido era inevitabile, soprattutto nel terzo, il finale del terzo. Da pacchetto di Kleenex intero. Qui invece no, qui invece manca questa emozione, e questo forse è forse la cosa che si sente maggiormente. È vero, questa della lacrima nei film Disney Pixar è una caratteristica, nel senso che loro sono bravi a suscitarti delle emozioni forti, e in effetti in questo Toy Story 4 non si arriva a quel punto. Dagli un voto a Toy Story 4? Ma per me è un 6,5, nel senso che rimane sempre un buon film, l'ho visto piacevolmente, i personaggi mi piacciono sempre, insomma, ci hanno accompagnati per così tanto tempo, e sono dei personaggi che non invecchiano, no, ecco. Quindi rimane un buon film, anche se manca di guizzi. È vero, concordo in pieno, io gli darei un 7, sono più magnanimo, però è un film assolutamente gradevole che consigliamo di andare a vedere. Per questa recensione è tutto, grazie Pierpaolo, ciao a tutti, e mi raccomando, iscrivetevi al canale YouTube di CineTV Landia.